Buonasera a tutti, siamo in diretta su Acerbo Social Pescara per la solita intervista delle 5. Oggi intervisteremo una ragazza della Quinta, Federica Di Loreto, che a breve si collegherà. Vediamo, aspettiamo che si colleghi. Vi ricordo che tutte le interviste poi vengono inserite sul canale YouTube del Tito Acerbo, Acerbo Channel, quindi potete andarle a rivedere anche stasera, domani, eccetera, eccetera. Vediamo. Eccola qua. L'ho aggiunta. Vediamo se mi... Diciamo, ti Sì, si e adatta. la quarantena che fai? Come la vivi? Come la stai vivendo? Per lo più cucino. Ah sì, Cucino. ah beh già, perché tu sei una brava chef. Diciamo, non esageriamo, però cucino, studio, guardo qualche serie. E che ti piace cucinare? Scusa, non sono curioso. Il mio cavallo di battaglia sono i primi, però ultimamente mi sto lanciando un po' sui dolci perché non sono mai stata molto brava, ne approfitto della quarantena per imparare. Ma se state, hai vinto qualche premio, mi sembra. Sì, prima classificata alla gara di cucina per cuochi amatoriali delle Paiot, per primi Perfetto, di visto. settimana. Hai visto? Quindi abbiamo anche una cuoca, oltre che una brava Aspirante. studentessa. E senti, allora voglio dire, hai detto che comunque studi, stai studiando, tu c'hai il quinto. Che idea ti sei fatto per l'esame del quinto? Nel senso che come pensi Come che pensi sarà? che sarà? Allora, io all'inizio, lo dico proprio sinceramente, i primi tempi della quarantena pensavo che sarebbe tornato tutto alla normalità, che quindi si sarebbe fatto un esame come gli altri anni. Però andando avanti mi sono resa conto che probabilmente è un po' utopica come idea. Seguo molto la ministrazzolina comunque per avere delle notizie, delle news, per avere indicazioni. Anche perché comunque noi abbiamo tre prove, la prima prova di italiano, la seconda prova economia aziendale inglese e l'orale. Se Sì. ci sarà l'eliminazione di una delle prove, saperlo prima ci potrebbe consentire di concentrarci maggiormente sulle altre materie, o perlomeno su altre tipologie di esami. Da questo punto di vista informiamo chi ci sta ascoltando che è in corso un Consiglio dei Ministri e a breve dovrebbe uscire un decreto che forse chiarirà una volta per tutte che tipo di esami farete. Ovviamente ci sarà sempre il discrimine della data del 18 marzo, se si ritorna sarà una situazione, se non si ritorna sarà un'altra situazione. E mi dicevi che durante questa quarantena ascolti anche, vedi anche delle serie. Che tipo di serie ti piace? Sì, allora io sono, diciamo, una grande fan della Casa di Carta, Ah, criticata da tanti, ma a me piace particolarmente. Tant'è che chi ha seguito la propaganda elettorale esatto. sa. Veniamo, tu hai fatto una bellissima campagna Grazie. pubblicitaria per la tua lista per il consiglio d'istituto, non sei stata eletta per pochissimi voti, ma resta il fatto che da zero hai creato una campagna pubblicitaria molto bella, molto seguita su Instagram, che si richiamava alla Casa di Carta, Sì, giusto? proprio Perché ti piace proprio. sì, mi piace molto, ma proprio perché secondo me non è la classica serie banale, ma c'è un significato dietro ed è quello che ho cercato di trasmettere anche nella campagna elettorale, ossia il desiderio, diciamo, di una sorta di rivoluzione, far vedere come delle persone, studenti come noi, che comunque io e le mie compagne di lista non eravamo nulla in più a studenti di primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno, vedere come dei ragazzi come loro, delle ragazze come loro, possano fare tanto, certo, ovviamente con il consenso di tutti gli studenti, poi ne è rientrata solo una ragazza, Valeria, della mia lista, però comunque volevamo spronarli a non essere passivi, né a scuola, né nella vita, né niente. E c'hai ragione, perché comunque partecipando le cose possono cambiare. Se uno ha un moto passivo dentro la società, è ovvio che poi le cose rimangono per quelle che sono. Poi tu, Certo. oltre a questo, che insomma sta campagna pubblicitaria e tutto, sei anche una brava imitatrice. Ultimamente ti abbiamo visto nelle vesti della vecchia dirigente, che salutiamo, la professoressa Rocchi, che peraltro è stata contentissima Mi fa della piacere. tua imitazione.
ovviamente carica di affetto, giusto? Certo, assolutamente. Anzi, diciamo che ogni tanto mi diletto in queste imitazioni per passare un po' col tempo, insomma. Brava. E infatti ha avuto tantissimo, insomma, è piaciuto tanto sia sulla Cerbociana anche su Instagram. Ultimamente ti vedo poco attiva sui social, mi sbaglio? C'è qualcosa che... No, Sì, così. diciamo che no, diciamo che questa quarantena mi è servita per capire molte cose e penso che non solo a me, ma a tutti. Mi ha permesso comunque di tornare un po' indietro nel tempo, quando eravamo un po' più piccoli, che si stava più tempo a casa con la famiglia, non esistevano ancora i mezzi social, comunque le uscite in gruppo con gli amici. Mi è servita un po' per tornare alla me del passato, diciamo, fare un passo indietro, di stare più tempo a casa, scherzare con i genitori, giochi in famiglia. Mi sto E quindi dedicando un po' più a questo. hai recuperato un po' i rapporti familiari, come tutti, insomma, Sì, perché questa la cosa mi ha quarantena, fatto bene. beh, almeno la quarantena da questo punto di vista è sicuramente un periodo positivo. Va bene, grazie per questi 5 minuti, per questa Grazie a lei. chiacchierata. Ci vedremo sicuramente al Tito Acerbo, spero presto, e diamo appuntamento a tutti Prima quanti, possibile. sì, per un'altra intervista domani alle 5. Ciao Federica, ciao a Ciao, tutti, arrivederci, ciao a tutti. arrivederci.